Il terremoto è un movimento che avviene sottoterra e questo movimento fa uscire fuori una tensione, una forza che si è accumulata nel tempo nel sottosuolo. Il terremoto fa esattamente questo nelle persone, cioè ci ha fatto uscire fuori tutto ciò che eravamo. Chi era buono è diventato sempre più riconoscente, più buono. Chi era cattivo è diventato sempre più cattivo. Allora, all'Aquila esistono questi due poli, no? Dei contestatori su tutto, non gli sta bene niente. Non è che il terremoto gli ha sconvolti le idee, è che erano così prima, però adesso è emerso con maggiore evidenza, perché il terremoto ha fatto il suo lavoro, è quello che sa fare. Invece, quelli che erano buoni sono anche quelli che riconoscono, ringraziano, ma sono riconoscenti degli sforzi.